Diego Zivic a microfono di Serie A Dilettanti.it. Diego, molto vicini a vincere, no? Pur giocando male. Sì, eravamo vicini alla vittoria, pur giocando male, come hai detto te, non siamo stati capaci a chiudere la partita e a gestire gli ultimi minuti, ma questa qui comunque è una nostra caratteristica. È già capitato 3 volte che arriviamo lì e gestiamo la partita in maniera bruttina e purtroppo abbiamo lasciato la vittoria a Siena, che comunque è stata brava a star lì e ha approfittato del nostro errore finale. Senti, più 13 Siena all'intervallo, sempre queste metà partita giocate male da Fiorentino, problema mentale all'inizio o cos'altro? Secondo me l'approccio alla partita, che non siamo pronti ad affrontare subito la partita. Infatti andiamo sempre sotto, poi siamo una grande squadra perché siamo sempre lì che recuperiamo, andiamo avanti. La nostra annata è così, nel senso dobbiamo prendere le cose belle e le cose brutte, nel senso che il nostro gioco è così, può capitare che puoi vincere partite come oggi che sbagliamo nel quarto sopra e le perdiamo. Senti, la serie è molto lunga ancora, no? C'è tutto il tempo per cercare di rimetterla in piedi fin da domenica, andare sull'1-1 per poi cercare nuovamente magari martedì di portare via la vittoria qua a Siena. Sì, secondo me tutti i playoff saranno lunghi, soprattutto noi con Siena siamo due squadre che tatticamente lavoriamo bene, nel senso sai, una classica partita a scacchi che si studiano gli allenatori. Secondo me è una serie lunga perché sia da parte nostra che da parte loro sono giocatori che possono risolvere la partita all'ultimo secondo, quindi è anche una cosa buona per la pallacanestro, perché vedere partite così è un bel stimolo, dai.